Ciao a tutti, bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi è il terzo episodio di Space 7. Prima di tutto mi scuso con chi ha visto questo gioco già un paio di volte e mi ha risposto che è in inglese, quindi grazie, arrivederci. Mi dispiace, però è un gioco che è molto ben fatto, è un gioco che ha suscitato anche il vostro interesse, quindi io vorrei portarlo avanti, quindi mi scuso in anticipo con queste persone che mi hanno detto privatamente nei messaggi, nei commenti, che non avrebbero seguito il video. Mi spiace, secondo me è comprensibile, abbastanza comprensibile, probabilmente arriverà in italiano, quindi temporeggiate. Allora, se lo volete vedere in italiano, insomma. Allora, abbiamo costruito la nave la volta scorsa. Il gioco vi è piaciuto, iniziamo magari a fare, come ci dice qui, il letto a castello. Abbiamo un bel po' di persone, se l'idea è quella di portarle via tutte sarà utile anche fare sono 3, 4, 6, 7 persone. Adesso io non ricordo Elias, magari ce l'ho, no, un altro ancora, no, sono 8 3, 6, 7, 8. Ok, allora facciamo 4 lette a castello. Vabbè, qua abbiamo detto life support e tutto. Lo facciamo qui, dai, lette a castello. Adesso vado, costruisco Caillou. Life support non è, ed è furniture. Facciamo il lette a castello. Facciamo il lette a castello. Non ho ancora capito onestamente come si faccia a ruotare la visuale del gioco. Non so neanche se sia possibile, quindi facciamo così. 1, 2, 3, 4, e abbiamo i nostri letti a castello. Dopodiché magari, intanto io sblocco il tempo così vanno a costruirlo, facciamo walls, i muri così, e non me lo fa, perché non mi fa il muro qui, no. Allora, scusate, volevo capire, tanto magari velocizzo un po', perché qua dice che non ho materiali, ma lo dovranno fare, cioè mi manca il materiale questo, ma no, in realtà ce l'ho, quindi dovrebbero, infatti stanno arrivando, voglio capire come fare la wall, ok, adesso sì, si può fare, non me lo faceva fare prima, non so perché. Allora, in pratica facciamo così, facciamo la stanza dei letti con la porta in mezzo e magari lasciamo anche un po' di spazio qui, dai, così. Ok, e concludiamo così e ci facciamo una bella porta, la porticina qua. Ok, dai, andiamo, velocizziamo, così avremo la stanza adibita ai letti. Quindi, insomma. Ok, ora dobbiamo costruire Ship Entrance Sector. Ok. No, allora, sì, l'ho vista lì, l'ho vista passare lì, dove è andata? Vabbè. Questa, eccola qua, che non so chi sia, non so chi siano. Hail, cannot, ah ok, dobbiamo alzare le comunicazioni dal menu di sistema, quindi attiviamo le comunicazioni. No, non abbiamo nessuno addetto alle comunicazioni, quindi questa nave qui invece è possibile? No, non possiamo farlo, quindi non possiamo comunicare. Comunque, quello che volevo dirvi, qualora aveste il dubbio, ho sentito gli sviluppatori, perché gli ho detto che ho comprato il gioco, fatto vedere quanto sono stato bravo, e gli ho detto che il gioco mi è piaciuto molto, e loro mi hanno dato una news, mi hanno detto che a breve arriverà la patch per i combattimenti sulle navi, quindi a breve si potrà combattere contro altre navi, quindi avremo la nave qui. Abbiamo le communication. Ok, perfetto. Quindi possiamo fare una cosa di questo tipo. Se io mando, non posso ancora, perché non ne ho idea. Ma ancora non ho niente lì. Adesso se io clicco qui, no, non mi dà ancora, mi guiderà il tutorial. Quindi dobbiamo fare il cesso adesso. Quindi il bagno, mannaggia, ho sbagliato. Adesso vado alla nave e annullo la costruzione. Voglio capire come si fa, però, perché vorrei annullare la costruzione di questi muri. Perché vorrei, anche col cancio funziona, ok. Perché voglio fare per la crew life support. Air vent, no, dov'è che è? Facility, neanche. No, eccola qua, toilet.
perché voglio farla qua. Quindi rotate, metto lì il bagno. E, ma perché lì è verde? Premo G, no, premo scusate V, così vedo perché non posso metterla lì, ma in realtà posso. Però lo metto qua comunque. E poi andiamo di nuovo sulla nave wall, piazziamo altri che non è quello. Quale sarà questo? Ok, tac, 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 ruota. E ok, e qua abbiamo una stanza anche parecchio grande per il bagno, magari qua ci metteremo dell'altro. Comunque abbiamo la stanza adesso che è conclusa, quindi inizieranno a saldare le pareti con la nuova modifica. Non so se arriverà della luce qua dentro, ma magari nel dubbio poi andremo a mettere tipi di pavimento, i preset, no, quelli li faremo poi successivamente. Magari andiamo a mettergli una luce a parete in modo da illuminare chi sta facendo la nobile arte, insomma, quindi che non è il cinema. Allora, voglio capire, posso metterla lì? Sì. Allora, costruisci una cucina e facility kitchen. Ok, facciamo la kitchen dove c'è il bagno? No, dai ragazzi, dai. Facciamola qui. L'ho fatta troppo grande, mannaggia. Perché questo qui non esce? Perché non si passa da lì, quindi dobbiamo fare una seconda porta. Sono un coglione. Allora, prendi qua, demolisci, dismantle. Vediamo se lo fa lui. Eh sì, abbiamo fatto una stupidata. Il bagno vicino alla cucina non è una grande idea, però vabbè, ci piazziamo. Allora, ho sempre problemi a capire dove cavolo fare wall. La porta, mettiamo la porta qui. Ok, ci piazziamo la cucina adesso. La cucina la mettiamo da qualche parte. Allora, vediamo un po'. Facciamola. Ormai è una cosa abbastanza sperimentale come nave questa, quindi direi che possiamo fare qualcosa qua in mezzo. Qua abbiamo un corridoio, gli facciamo una cucina. Anzi, vado già a metterla dove dovrei. Quindi dice Crew Facility Kitchen, Crew Facility e Kitchen. La cucina la mettiamo così, sarà una cosa abbastanza grossa quanto visto, però la mettiamo così. Poi ci saranno magari dei tavoli davanti, quindi adesso vado, prendo delle mura e gliele piazzo in modo da fare una cosa così, così magari con dei tavoli, insomma. Quindi mettiamo la porta qua, tac, tac, tac. Allarghiamo un pelo di più. Poi vabbè, mi servirà da lezione. Poi per eventualmente. No! Per l'amor di Dio. Ok. Devo costruire grow bed. Ok, perfetto. Allora facciamola così. Torno dove ero. Rifaccio la parete, così concludo. E poi bisogna fare quello che avevamo anche nella stazione di là. Cioè apriamo tasto V, così vediamo se è tutto connesso giusto. Perfetto, così chiudiamo. Perfetto. Ben chiuso giusto. Giusto, qui la cucina dovremmo fare anche i luoghi in cui si coltiva, quindi il luogo dove si coltiva lo piazziamo qui. Devo costruire, noi dice, tre grow bed, li facciamo qui, così iniziamo a vedere. Vedo dov'è perché non me lo ricordo. No, non me lo dice, ma lo troviamo. System, no, production, food, eccole qui. Grow bed e grow bed. Vabbè, facciamone un tipo, quindi un tipo così, magari così, e un altro così. Può andare bene? Sì. Can build here. Tag. Ok. Sì, dovrebbe andare bene così. Ok. Costruisci, poi vabbè, magari riforniamo dopo quello che serve alla nave a livello di pareti, insomma, perché alla fine ho visto anche sul sito le navi che hanno costruito sono cose assolutamente irregolari, quindi io l'ho fatta anche fin troppo. Mancano materiali, ma ovviamente quello lo sapevamo già, quindi dovremmo fare un deposito se non l'ho già fatto, ma dovrei averlo già fatto, infatti eccolo qua, large storage. Devo fare anche la produzione di energia, quindi in un nodo di potenza, che non capisco perché non vada a coprire anche questa zona. Comunque
io glielo piazzo qua a parete in modo che vada a coprire tutto, tutta la zona pareti. Così la cucina non la copriamo, però magari in questo modo alimentiamo. Ok, perfetto. Alimentiamo la zona, poi andiamo a collegarla. Cannot sleep. Argonaut. Non può dormire. C'è un problema? Bad environment. Perché? Allora. Bad environment, non ho ben capito perché, ma poi andiamo a vedere. Build menu, shift airlock shuttle hangar e pod hangar. E qua inizia a mancarci un po' lo spazio però, perché dovremmo farli qua dietro. Allora, no, voglio capire. Ah no, ok, adesso si è risolta la questione. Qua devo fare un'altra cosa perché mi sono dimenticato. Food al tavolo delle autopsie pure. Storage no, item no, mi ricordo life support, gas scrubber no, CO2 producer, quindi qua produrremo l'anidride carbonica necessaria al proseguimento dell'avventura. Ovviamente voi fatemi sapere, non mancate di farmi sapere se volete poi vedere come va avanti. Ovviamente vi dico, arriverà la patch, credo a breve, sui nuovi aggiornamenti, quindi vediamo se funziona. Sì, lo gira in automatico. Ok, perfetto. Qua abbiamo le zone. Dobbiamo fare shuttle hangar e mining pod hangar. Quindi, zona menu ship airlock. Sono entrambe lì. Molto bene. Poi spero ci faccia partire. Spero si possa fare qualcosa perché io lo spazio l'ho finito. Allora, pod hangar. Dove cacchio lo mettiamo? Dobbiamo fare una zona nuova. Beh, possiamo metterla qui, non dovrebbe dare fastidio a nessuno. Pod hangar qui. E lo shuttle hangar non ci sta. E lo shuttle hangar non ci sta. Quindi ci stava qui forse. Mannaggia. Aspetta, magari ce la facciamo. Annulla. Vediamo se ci sta lo shuttle hangar lì, anche se avevano già portato delle merci, ma io me ne frego. Shuttle hangar ci sta? No, ci sta qui però. Molto bene, ma se la ruotassi così? Sì, ci sta? No, non ci sta. Tocca dentro lì. Niente. Qua non ci sta nemmeno. No, 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 non ci sta neanche lontanamente. Per il lungo, no, dobbiamo fare una nuova zona. Quindi nave, hull, build hull. Espandiamo la zona di qua e faremo una zona vicino a questa, magari di carico scarico. Faremo una zona più o meno così. La facciamo 8x8. No, 8x8 non basta. Così allarghiamo tutto, va. Dai, la facciamo più larga che lunga. Così, perfetto, dai. Vediamo di che dimensioni stiamo parlando. Stiamo parlando di un 9x16, molto interessante, molto bello. Stoppa. Poi la faremo anche di qua, 9x16. Così. La faremo uguale, ma non è questo il giorno. Iniziamo, vedete che stanno andando anche abbastanza rapidamente. Credo che potrebbe esserci qualche problemino nel momento in cui io spero inizino a costruire fuori e poi buchino qui. Se no mi finisce fuori nello spazio tutto, insomma. Allora, ok, dobbiamo fare adesso una connessione. Premere sul pannello qui, che è sempre difficile da trovare. Link. Questo collega a questo. Ce la fai? No? Sì, dovrebbe essere connesso, no? Sì, è connesso. Quindi dovrebbe andare. Dovrebbe alimentarmi la cucina, se la cucina arriva. Adesso, produzione, power. No, beh, potremmo andare a vederlo anche qua. Con energia elettrica. Ma non va bene. Perché? Che problema c'è? Fammi un po' vedere. Bad environment. Perché bad environment? Perché non c'è aria? Vediamo un po'. CO2, ossigeno. No, è tutto giusto. Safe, safe. Vabbè, boh, adesso è sparito, quindi. Adesso funziona, ok. Va bene, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Quindi facciamo il pod hangar, lo piazziamo.
ma non voglio questa visuale, lo piazziamo qui. Quindi questo è il pod che i nostri astronauti prenderanno per andarsene via. Qui invece metteremo l'hangar dello shuttle, tutto vicino a questa zona qui. Interessante. Sì, a questo punto potevamo fare magari una cosa che scendeva qui con i razzi lì, perché alla fine... Vabbè, questo shuttle alla fine lo faremo entrare qui e quindi lo equipaggeremo a bordo della nave e partiremo. Insomma, aspettiamo nuove direttive per poter iniziare la nostra avventura di là. Major discomfort. Possiamo andare a vedere che cosa succede cliccandoci sopra. Ovviamente io lo sto giocando a velocità rapidissima, ma qualora decidessi di giocarmelo per conto mio o comunque godermelo, lo giocherei sicuramente a questa velocità, che non è di certo per un per 4, però dobbiamo... Build a scrapper, trasforma scrap metal in... Ok, quindi praticamente adesso dobbiamo costruire l'oggetto che ci... il tavolo da lavoro che ci consente di smeltare, diciamo, le cose. Quindi item, no, resource, guardate quanti, io spero non me li faccia fare tutti perché io spazio non ne ho. Lo piazziamo in una zona abbastanza tattica, in modo da, qua nell'angolino, in modo da non dare fastidio, non sporcare in giro, anche perché piazzarlo qua potremmo farlo davanti alla cucina, allo scrapper, sì, perché qua non si butta via niente, quindi facciamo anche quello. Io non ho il pod, però me lo costruite, build craft. Ah, posso farlo? No, smettetela subito. Stanno costruendo, stiamo andando avanti ad cazzum, nel senso senza guardare effettivamente le risorse che abbiamo, per il momento ci sono. Nel momento in cui mi dirà non ci sono risorse e non continuerà per un bel po', sapremo che qualcosa effettivamente si è fermato. Ora stiamo andando anche relativamente veloci, stiamo bene tutti, comunque non ci sono problemi di sorta con le persone, sono tutte in salute, dopo il brutto... No, il brutto viaggio è stato nella partita precedente in live, quindi va bene. Cerco di capire adesso, appena mi faranno sapere qualcosa dal tutorial, come trasferire tutti direttamente di qua, e poi salperemo alla volta di nuove avventure. Al momento non sapevo non ci fosse il combattimento tra navi, però boh, vedremo. Vedremo se riusciamo a lasciare la zona. Beh, il menu scrapper, perché non lo costruite? Perché siete tutti a dormire, infatti adesso arrivano. Bene, iniziate, bravi ragazzi, bravi. Ok, dovremmo averlo fatto, perfetto, ed è anche vicino al nodo, quindi è alimentato. Perfetto. Prepare for interstellar travel. Esplora questo sistema stellare saltando nell'iperspazio. Raccogli risorse, esplora i relitti. Commercia, sopravvivi ed espandi la tua nave. Costruisci le camere di hypersleep per la tua ciurma e imbarcati in un viaggio interstellare attraverso la hyperlane tra le stelle. Viaggiare all'interno di una stella non richiede la camera. Puoi saltare l'iperspazio dal menu Build, Crew, Science, Hypersleep. Ok. Va bene. Allora, a questo punto io mi domando, ma possiamo dare il comando di là? No? Ships. Infatti, loro adesso non possono dormire, ma perché? Io gli dico che casa vostra è la nave di qua. Ok, via, fine. Però adesso lavorano di qua. A questo punto dovremo poter lavorare alle comunicazioni che andiamo a attivare, che non mi fa fare space suit on. Mannaggia, hanno sulle tute. Ma perché? Fammi vedere, c'è ossigeno. Ossigeno ce n'è. High. Fa vedere di là? Sì, siamo a posto. È giusto. No. Allora. No. Perfetto. A posto. Niente tute. Toglietevi le tute. Immagino ve le potete togliere. Non me lo lasciate fare. Ship settings. Allora. Setting. Space suit. Oh, no, perfetto.
Poi, resource setting. USS Unlucky Indy Fleet Ophelos. No, vorrei farmi trasportare tutte le merci qua. Transfer. Seleziona tutto. Risorse. Seleziona tutto. Bring here. Ma risorse qui. Va bene, vediamo se lo fanno. Adesso iniziano ad andare a dormire. Quindi prima notte sulla Unlucky Indy. Dovete mettermi in garage, se non l'avete già fatto, lo shuttle, che onestamente non so dove si siano fumati, perché non c'è. Ah, ma va da solo, è vero, ok. E a questo punto in teoria possiamo anche andare alle comunicazioni. Allora, non è più bad environment, è sparito. Non abbiamo un lavoratore per le comunicazioni e voglio capire il perché. Però in teoria dovremmo aver già fatto tutto quello che dovevamo fare. Allora, comunicazioni. Sì, no, ci sta. Allora, adesso non ho ben capito se adesso iniziano a portarmi la merce. Managgia. Sì, devo capire come funziona. Devono svuotarmi tutta la roba qui. Move all, seleziona tutto, move all. And bring here. Non lo so, non so se funziona, non so se... Allora. Perché adesso in questa stazione non sappiamo... No, stanno portando di qua tutto, credo, eh? Quindi stiamo andando anche abbastanza bene, quindi insomma dovremmo poter... Viaggiare. Possiamo fare una prova giusto per... Facciamo un save. Overwrite. Magari lo salviamo su Live 2. Un nuovo save. Salviamo e poi proviamo a fare il salto. Vediamo come funziona il salto. Relativamente il salto all'interno della stella, ma si può fare il salto. Prepare hyperspace or activate this test beacon se abbiamo problemi. La HSS Ophelos. No. Legend, la Lucky Indy, le fazioni, player, ostili, i pirati. Guardate tutte le fazioni, anche gli androidi, il collettivo degli androidi. Va bene, dai. Allora, se io prendo la nave, posso muoverla in un'altra zona. Asteroid Field. Prepare. Se io gli dico jump. Unlucky Indy, Turret Shield, comunicazione, no worker, system online. Abbiamo le comunicazioni? Sì, c'è Riccardo Albero alle comunicazioni. Non so come ho cavolo fatto ad attivare sto coso. Ah, è qua, attiva e disattiva. Ok, le comunicazioni sono attive. Quindi teoricamente io potrei anche contattare altre navi qualora arrivassero, tipo questa. Hail. Ok, con le comunicazioni sta inviando messaggi. Ok, sta comunicando con una nave, ma in realtà non riusciamo a comunicare perché è una nave distrutta, quindi non dovrebbe essere una nave contattabile. Comunque, lui è lì. Adesso, con questo abbiamo attivato l'hyperdrive, possiamo fare, vedete, il numero di salti, il peso che abbiamo, la flotta è questa. Io adesso in teoria dovrei poter andare in un'altra zona all'interno della stella, credo. Prepare o activate distance beacon. Boh, non lo so, onestamente la Lucky Indy. Prepare, va bene, jump.
Ok, stanno richiamando tutti, abbiamo attivato tutti i sistemi, navigazione waiting for hyperdrive, no worker all'hyperdrive, avvia. Si metterà qualcuno seduto qui, presumo, ok, Mavis, perfetto. Dovremmo poterci muovere da un'altra parte adesso, io immagino, sì. Se io volessi andare qui, posso? Jump online, system online. Ok, il jump è online. Voglio capire adesso come cavolo faccio a saltare, perché siamo attivi e voglio andare di là. Allora, la nave prepare, siamo pronti, il sistema è carico, waiting for worker per la navigazione. Ok, tutti e due sono pronti, adesso metto normale così almeno ci prepariamo, vediamo se siamo pronti, waiting, sta caricando anche la navigazione, quindi in teoria dovremmo poter, noi siamo qua in questo sistemino qui, vabbè siamo lì, ma se io volessi andare tipo qui, o qui, posso andarci, status in normal space, voglio andare lì? Questo cos'è? Allora, no tooltip, non so ancora cosa sia. Ah, sono ok le merci. No, vorrei andare là, se si può. Prepare. Vabbè, andiamo. Navigazione pronta, vediamo se lo fa. Jump. Quello che lasciamo indietro è tutto questo. Jump. Ok. Siamo andati... Dove? Siamo andati di là. Adesso, scusate, ma provo... Siamo in hyperspace. Ok. Qui, ok, andiamo lì. Perfetto. Ok, non ci servivano le camere, siamo arrivati. Perfetto. Bello, figo. Ma hanno tutti le tute ancora, ma c'è un motivo? Deploy fleet to sector. Possiamo decidere dove, ma noi ci lasciamo qua. C'è una nave là, deploy. Perfetto, abbiamo un nuovo settore in cui abbiamo semplicemente, credo, una nave da esplorare e questo, non c'è altro. Non abbiamo nient'altro di nostro qui, abbiamo solo le risorse che ci siamo portati dietro. Questo è stato l'inizio dello straordinario viaggio della USS Unlucky Indy. Siamo riusciti a partire con un equipaggiamento perlomeno base. Dovremo decidere adesso che cosa piantare qua nelle serre. Possiamo scegliere, lo andiamo a fare, fibre perché in bagno ci vogliamo dare in modo corretto, frutti e qua ci mettiamo la carne artificiale e le radici vegetali. Bene ragazzi, questo era il terzo episodio di Space 7, abbiamo visto come funziona il salto, magari poi prossimamente andremo a vedere altri settori, adesso qua io non so se mi verrà ancora segnato, possiamo ripartire, quindi... e tornare indietro e magari tornare alla nostra base originale, perché adesso non so se qua mi dà solo la Unlucky Indy, le ship che abbiamo lasciato indietro sono quelle, quindi a questo punto quello che è fatto e ora bisogna scavengiare come dei pazzi gli asteroidi, ottenere i materiali, craftare tutto, magari demolire questa nave che magari andremo a esplorare con la nostra squadra di sbarco un eventuale prossimo episodio. Fatemi sapere ovviamente che cosa ne pensate, noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!